Marco Enrico Michetti, che chiaramente ci deve lasciare per raggiungere un'altra manifestazione, perché stiamo facendo questo lavoro qui, insomma, di far conoscere questa personalità straordinaria che abbiamo voluto candidare. Quando l'abbiamo candidato qualcuno ha detto, appunto, ma insomma non è abbastanza conosciuto, e io l'ho detto tante volte, lo ripeto anche a voi: noi non abbiamo scelto il profilo di un candidato, noi abbiamo scelto il profilo di un sindaco. Cioè, a me non, ciao Enrico, a me non interessa vincere le elezioni amministrative di Roma se poi non sono in grado di governarla adeguatamente. E noi sappiamo che Enrico Michetti, per la sua storia, per la sua professione, per quello che ha dimostrato, è la persona giusta per governare una macchina complessa come Roma. Questo significa che chiaramente dobbiamo fare un grande lavoro, che stiamo facendo in questi giorni, ci dividiamo, cerchiamo di arrivare da tutti i romani per far conoscere questa proposta. Perché sì, avremmo potuto sicuramente candidare una persona magari più nota, ma io vi garantisco, anche questo l'ho già detto e lo ribadisco, è molto più facile far conoscere una persona capace che far diventare capace una persona conosciuta. Noi abbiamo scelto una persona capace. Per questo Enrico sta passando, come noi tutti, le sue giornate in mille manifestazioni. Il gioco dei nostri avversari, che chiaramente ci remano contro, è quello di, per esempio, questa polemica continua sui confronti. Secondo loro Michetti dovrebbe passare tutta la giornata a parlare con la Raggi, Calenda e Gualtieri. E la domanda è: ma che ci dobbiamo dire? Io ho consigliato a Enrico Michetti, gli ho detto: guarda, fai un confronto, due confronti, dopodiché noi abbiamo interesse a portarti tra i cittadini, abbiamo interesse che tu stia tra i cittadini, non abbiamo interesse a farci conoscere dalla Raggi, da Calenda e da Gualtieri, intanto perché due di questi tre non li vediamo più fra una settimana e l'altro non lo vedremo più fra due settimane, tre settimane. E quindi che ci dobbiamo dire? Ma vedete, voglio partire proprio da qui, perché è una campagna elettorale molto complessa, una campagna elettorale nella quale, diciamo, l'opera di mistificazione, di criminalizzazione, di distruzione che la sinistra è bravissima a fare, perché loro sono in questo cintura nera, si è particolarmente, insomma, si sta particolarmente sentendo. Perché? Perché vedete, le scelte che fanno gli altri in realtà tradiscono quello che pensano davvero. Hanno cominciato ad attaccare Enrico Michetti prima ancora che noi lo candidassimo. Voi ricordate che sono tantissimi i nomi che sono girati come possibili candidati a sindaco di Roma. L'unico sul quale la stampa e diciamo i politici della sinistra si sono concentrati prima che fosse candidato era Enrico Michetti. Che vuol dire? Vuol dire che lo temono, vuol dire che sanno chi è. Perché se io vedo che stai per candidare una persona debole, te la lascio candidare e poi dopo dico quello che penso. Calenda, che tutti i giorni dice: Michetti è scarso, ritiratelo. Cioè, secondo voi Calenda lavora per noi oppure ha capito chi è Michetti? Io gli ho risposto: Calenda, io pure penso che tu sei scarso, infatti non chiedo che tu te ritiri, rimani ben lì, stai lì insieme a Gualtieri e alla Raggi, che siete scarsi tutti e tre secondo me. E invece, perché ve lo dico? Ve lo dico perché chiaramente, no, quest'opera tutti i giorni: Michetti chi? Ma chi l'ha visto Michetti? Sempre perché non vai ai confronti. È bello, lo stanno vedendo i romani e ne stanno apprezzando la competenza e la concretezza. Perché? Perché Roma è una macchina impossibile e tu puoi avere la visione più straordinaria per il futuro di questa città, puoi avere grandissime idee, ma se non sai come far marciare la macchina rimani impantanato nella burocrazia e giri 5 anni a vuoto. Chi è Enrico Michetti? Enrico Michetti è un avvocato amministrativista ed è il signore che i sindaci chiamano quando devono risolvere problemi che loro non sono in grado di risolvere. E lo dico proprio pensando alla sinistra, perché questa sinistra che tutti i giorni ci dice che Enrico Michetti non va bene dovrebbe ricordare che ci sono almeno 850 sindaci del PD che hanno chiesto a Enrico Michetti di aiutarli a risolvere problemi che loro non erano in grado di risolvere. Quindi, se fosse vero che Enrico Michetti è scarso,
Quanto sono scarsi, cari amici del PD, i sindaci che voi avete piazzato e che non erano in grado di risolvere problemi per risolvere i quali hanno chiamato Enrico Michetti? Capite che le due cose non possono stare insieme. Allora, noi abbiamo una visione chiara per questa città, Fratelli d'Italia particolarmente. Sapete che siamo il partito che tiene a Roma più di tutti e questo, diciamo, è dimostrabile con gli atti, non è una cosa che veniamo a raccontare in campagna elettorale. Noi siamo l'unico partito che negli ultimi, anche negli ultimi 5 anni, negli ultimi sempre, ma insomma per esempio negli ultimi 5 anni, nonostante fossimo all'opposizione sia del comune che della regione, dove il comune era governato da un esponente del 5 Stelle, appunto la Prode Raggi, e la regione governata addirittura da quello che era il segretario del PD, l'unico partito dall'opposizione che ha portato in Campidoglio e in Parlamento gli atti per dare a Roma i poteri e le risorse di cui ha bisogno, si chiama Fratelli d'Italia. Oggi che siamo in campagna elettorale tutti mi vengono a parlare di Roma Capitale, dello status, dei poteri, delle risorse, ma non vi fate fregare. E quando è finita la campagna elettorale torneranno a fregarsene come se ne sono fregati fino ad ora, perché l'abbiamo portati noi gli atti in assemblea capitolina sul tema di Roma Capitale. La mozione a firma Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni passò all'unanimità. Con quella mozione la Raggi andò da Conte, allora Presidente del Consiglio, e gli disse: ah, qua fece tutta la sua passerella, noi dobbiamo, servono. Allora io ho preso e ripresentato la stessa identica mozione alla Camera dei Deputati e me l'hanno bocciata. L'hanno bocciata, chiaro? L'hanno bocciata i 5 Stelle, l'ha bocciata il PD. Il PD candida a sindaco un signore che si chiama Roberto Gualtieri, che era ministro dell'economia. Il ministro dell'economia che scrisse insieme al governo il primo piano nazionale di ripresa e resilienza, quello del governo Conte 2. Noi in quel programma chiedemmo che ci fossero 1 miliardo l'anno per Roma come scelta strategica, perché il PNRR è un documento di scelte strategiche, e non c'era neanche un euro, e adesso vengono da voi e vi dicono che ci tengono alla capitale. Ma purtroppo non è così. L'unico partito che ha fatto questa battaglia si chiama Fratelli d'Italia, perché sicuramente io ho detto anche a Piazza del Popolo, sono italiano, sono cristiano, sono pure romano, e quindi diciamo sicuramente questo aiuta, ma anche Zingaretti è romano. E non gli è interessato lo stesso. Perché? Perché siamo dei patrioti. E perché il tema della capitale non è semplicemente un tema di vivibilità di Roma o di servizi, è qualcosa di più. Cioè Roma è una città estremamente complessa. Noi non ce ne rendiamo conto perché la viviamo ogni giorno, non ci rendiamo conto delle sue potenzialità, non ci rendiamo conto della sua unicità, ma Roma è il comune più esteso, più complesso d'Europa, è un comune, è il più grande comune agricolo d'Italia, è un comune che ha al suo interno lo Stato del Vaticano, che ospita l'università più grande d'Europa, 29 organizzazioni internazionali, è una città nella quale ogni giorno entra 1 milione di persone in più rispetto a quelle che ci vivono. Lo scorso anno diciamo, gli spostamenti all'interno solo del comune di Roma sono stati 1,5 miliardi, ok? È la città con la più alta concentrazione di beni archeologici al mondo e non è una città con le altre. Non è una città che puoi governare con gli stessi poteri di un comune da 1,000 abitanti. E ti dico di più, nessuna altra capitale di una grande democrazia occidentale viene governata con gli stessi poteri e le stesse risorse di un comune di 1,000 abitanti. La Francia sul progetto della Grand Paris ha investito 44 miliardi di euro. Ora, noi magari non ce l'abbiamo 44 miliardi, ma neanche zero. Perché? Perché l'investimento che si fa sulla capitale è un investimento che si fa sulla nazione intera. Oggi Roma viene derisa a 360 gradi, voi avete tutti i giorni il New York Times tutti i giorni pubblica la foto dei cinghiali, e poi cioè, anche perché effettivamente non è normale, noi ormai abbiamo i cinghiali, i gabbiani assassini, abbiamo delle pantegane che sono praticamente della dimensione dei topi, di dimensioni assolutamente gigantesche. Scherzando l'altra volta con Enrico Michetti dicevo che la Raggi più di Falsinda che ha fatto lo zoologo, che la potremmo immaginare come un buon direttore del bioparco se Michetti dovesse vincere le elezioni, perché secondo me come... Però al di là del fatto che faccia notizia vedere i cinghiali che scorrazzano la capitale d'Italia, c'è anche un interesse a raccontare la capitale così, no? Perché è ovvio
che Roma è una città che, se funzionasse bene sul piano per esempio dell'attrazione turistica, non avrebbe rivali. E noi non capiamo che quella ricchezza che è data per esempio dal suo potenziale turistico è una ricchezza che poi chiaramente si rivolge a tutta la nazione, non è solo un tema che riguarda la capitale. La capitale per tutti gli altri è la fotografia sulla tua carta d'identità. Per cui l'investimento che si deve fare su Roma è un investimento che si fa per il bene complessivo della nazione. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché Roma ha bisogno di diverse cose. Ha bisogno sicuramente di normalità, cioè di un'amministrazione che sappia fare una cosa. Cioè che non stia lì proprio, no, come la Raggi, come abbiamo visto i 5 Stelle. Tema che però ci richiama anche un po' la responsabilità, posso dire. 5 anni fa io mi sono candidata a sindaco, come voi sapete, e sono stata battuta dalla Raggi. Però obiettivamente, quando io la sentivo parlare nei confronti o nelle iniziative di campagna elettorale, ma si capiva che era solo slogan. Cioè quando tu dici il debito di Roma lo facciamo ripagare dai partiti, il debito di Roma sono 13 miliardi di euro, vuol dire che tu il debito di Roma lo tieni, ok? Quindi noi dobbiamo anche essere, lo dico ai romani, perché la colpa è sicuramente loro, ma è anche colpa di chi ci crede a cose che non si possono realizzare. Quando ti dicono ti porto la luna per le orecchie, siccome la luna per le orecchie non si può acchiappare, tu non devi credere, devi capire che la persona che hai di fronte non ha solidità. Poi ci possono essere temi che sono più noiosi, come quelli che noi portiamo, appunto, tema potere di risorse Roma Capitale, piuttosto che però sono temi reali, fattibili, ok? Per cui noi abbiamo avuto un sindaco per 5 anni che è come se non fosse esistito, difficile fare peggio, decisamente difficile fare peggio, ma noi non vogliamo solo fare un po' meglio, vogliamo fare molto meglio. Vogliamo costruire una filiera tra il Campidoglio e, si spera, il governo nazionale, tra quando tornerà la democrazia, perché prima o poi dovrà tornare per forza. E lui dice: perché la Meloni non si è candidata a sindaco? Non mi sono candidata a sindaco perché anche a questa città servo da un'altra parte, ok? Per costruire una filiera, per dare a questa città quello che merita in termini di riconoscimento da parte dello Stato nazionale, per dare a questa città quello che merita in termini di amministrazione efficace ed efficiente che sappia e possa dare delle risposte, per costruire una dignità che a Roma è totalmente mancata. Perché quello che abbiamo visto in questi anni è drammatico. E chiaramente escludo che i romani vogliano rimettere Virginia Raggi a governare il comune, ma escludo anche che ci vogliano mettere Roberto Gualtieri, perché guardate che il buongiorno si vede dal mattino. Per una città nella quale non ci sono più regole, Roma è una città nella quale non ci sono più regole, nella quale vincono solo i prepotenti, abusivismo, palazzi occupati, zone franche, centri per l'accoglienza ai immigrati fuori controllo, i campi nomadi sempre più estesi, è una città nella quale bisogna riportare le regole. Un'amministrazione che non faccia più la forte con i deboli e la debole con i forti, come abbiamo visto in questi mesi, dove se tu fai il commerciante, sei una persona onesta, fanno di tutto per farti chiudere, e se tu invece fai l'abusivo o stai lì a non rispettare le regole, puoi aprire 100 volte. Guardate solamente il proliferare delle attività apri e chiudi, no, dei cinesi, piuttosto che di altre, ragazzi mi serve l'acqua per favore, piuttosto che di altre nazionalità. Questo è un tema pure che Fratelli d'Italia ha posto 100 volte, no? Vi ringrazio, spero di uscire oggi con sta camicia. Perché anche durante la pandemia, mentre gli esercizi commerciali degli italiani chiudono, è pieno di mini market che aprono? Non è che ci vuole un fenomeno, eh? I cinesi, ma anche cingalesi, piuttosto che, non è? Perché? Com'è possibile, no? Si chiedono alcuni. Facile. Quando tu apri un'azienda, quando tu apri un'attività, prima che lo Stato italiano cominci a fare concretamente i controlli sulle tasse che paghi, tirando possono passare 2 anni e mezzo. Ora questi signori che fanno? Aprono l'attività, aspettano i 2 anni e mezzo che lo Stato comincia a fare i controlli, quando stanno scattando i 2 anni e mezzo chiudono e spariscono.
E chiaramente loro non sanno dove andarli a chiappare, perché vanno a trovare Kim Jong-un tra un miliardo di cinesi. E quindi se la vengono a prendere con Mario Rossi, che ha nome, cognome, residenza, ragione sociale, e Mario Rossi viene vessato dal sistema tributario italiano per recuperare, anzi, al quale viene fatto praticamente, viene chiesto il pizzo dallo Stato per recuperare i soldi che non ha dato Yong Hong. Ora pure questa cosa qui non è che era difficile. Ora, non credete mai così. È esattamente così che funziona. E noi abbiamo fatto una proposta molto semplice, mutuando tra l'altro una cosa che accade in altre nazioni europee, dove se tu sei un extracomunitario che vuole aprire un'attività, puoi farlo, certo, ma mi dai a titolo cauzionale, all'atto di apertura dell'azienda, 30.000 euro che io poi ti scarico dalle tasse e vediamo se competendo ad armi pari ti vieni a cercarlo mentre gli italiani chiudono, perché sennò è troppo facile. Allora, rispettino le regole. Dicevo, il segnale che vi dà la sinistra, che da sempre è amica di tutte le forme possibili di non rispetto delle regole, lo abbiamo visto anche in questi mesi, in cui appunto gli italiani stanno lì a sindacare se possiamo prendere il caffè o non possiamo prendere il caffè, Green Pass, se stai in piedi non ti serve il Green Pass al bar, ma se ti metti seduto sì. Tutte cose un po' prive di senso, ma va bene. Dopodiché entrano, da gennaio a oggi, 80.000 immigrati clandestini che si rifiutano di fare il tampone e il Green Pass, ma lì non gli si dice niente. Va bene così. Perché loro lo possono fare. Come è cominciata la campagna elettorale del PD a Roma? La campagna elettorale del PD a Roma è cominciata con le primarie. Un'altra cosa divertente, no? Perché per il PD in Italia non si può votare. Si può votare solo alle primarie del PD, perché sono le uniche elezioni in cui gli italiani non li possono cacciare, sono sempre loro, per tutto il resto non si può votare, per le primarie del PD sì. Comunque hanno cominciato facendo le primarie, e dove hanno organizzato il confronto tra i candidati alle primarie del PD? In un palazzo occupato, in un palazzo occupato, cioè il messaggio che loro danno è: se vinciamo noi regna l'illegalità. Se vinciamo noi, i centri sociali la fanno da padroni. Se vinciamo noi, tutti i prepotenti di Roma avranno il sopravvento di brave persone che rispettano le regole. Sappiate che è esattamente il modello opposto a quello che vogliamo incarnare noi. Che vogliamo dire? Basta le zone franche, i centri sociali si chiudono, la gente paga l'affitto quando vuole stare in un posto, le case occupate si sgomberano e si danno a chi ne ha realmente bisogno, i campi nomadi la devono smettere di essere zone nelle quali succede di tutto e di più, i bambini rom devono andare a scuola perché la vergogna di vedere bambini costretti a denunciare le loro madri perché li mandano a fare a cattonaggio, come è successo di recente, mentre le istituzioni se ne fregano, chiamando la solidarietà, deve finire. Nel nostro ordinamento l'educazione è un obbligo. Se tu vuoi stare in Italia, tuo figlio lo mandi a scuola e non lo mandi a mendicare. Semplice. Finirla con una Roma nella quale vincono sempre quelli che non rispettano te. Questo si può fare, mettendoci chiaramente la nostra visione, e si può fare con una persona con la competenza di Enrico Michetti. Voi direte, ma come si fa a fare tutto questo quando c'hai la Lamorgese al Ministero degli Interni? E anche questo è vero. E anche questo è vero, ma una cosa per volta. Noi cominciamo da Roma e poi si spera che le cose cambieranno anche a livello nazionale, perché insomma, io quando ho sentito Mario Draghi dire che la Lamorgese ha lavorato benissimo. Vedi, il governo dei migliori, la Lamorgese ha lavorato benissimo. E comunque notate che Draghi che ha confermato la Lamorgese, Speranza e Di Maio, a Gualtieri non ha riconfermato, per far capire diciamo il livello. Comunque la Lamorgese ha lavorato benissimo, non è l'unico che lo pensa Draghi, però pensa pure gli scafisti. Gli scafisti sono contentissimi del lavoro della Lamorgese. I banca bestia di tutta Europa che sono venuti a fare il raid illegale a Viterbo pure pensano che la Lamorgese ha lavorato benissimo, sapete? Dice la Lamorgese quando è venuta in aula ha detto: ma noi non lo potevamo sapere perché si sono organizzati con le chat. Allora c'era questa chat, secondo me è venuta in mente la scena di questa chat dei fattori di tutta Europa
che si scrivono fra di loro: dove andiamo a fare sto rave illegale, ragazzi? Vogliamo andare? Ci andiamo in Francia? No, che sei matta, ho visto Macron sgomberava con le ruspe, le baraccopoli. Andiamo in Germania, ma quelli sono tedeschi, se andiamo in Ungheria non c'è oro. Ragazzi, andiamo in Italia, c'è sta la Borghese e fa un ottimo lavoro. E sono venuti da noi. Così, per loro fa un ottimo lavoro, però al di là di quanto io cerchi di farvela insomma un po' così leggera, ma guarda che è una cosa di una gravità maiissima. Intanto che l'Italia sia diventata la meta di chiunque voglia fare quello che vuole, cioè di chiunque pensi di non dover rispettare le regole, punta l'Italia, perché è così. Cioè il nostro ministro degli interni multa con 500 euro di multa cada uno i ristoratori che manifestano contro le chiusure del governo, che guardate è un altro precedente pesante, cioè vedere un governo che multa chi gli manifesta contro non è normale in un sistema democratico. Le stesse case perquisite in questi giorni ai manifestanti no Green Pass non è una cosa normale, cioè si sarà pure liberi, al di là di come la si pensi, di dire se non si è d'accordo, di scendere in piazza e di manifestare il proprio dissenso. Oppure governo dei migliori significa che non si può più parlare e che va bene così. Lo stesso ministro che multa ristoratori che tra l'altro manifestavano distanziati, 500 euro cada uno, poi arrivano questi pancabestia da tutta Europa e sono stati 6 giorni in un'area naturale protetta, ammassati a ballare in un rave illegale, in mezzo a droga, morti, stupri, parti sulla spiaggia, parti nel senso proprio il parto, sulla spiaggia, e se ne sono andati da soli. Non è che a un certo punto è arrivato lo Stato italiano, non so, con gli idranti e la sgomberati come avrebbero fatto in qualsiasi altra nazione al mondo. Quando si sono stufati? Quando si sono stufati hanno detto: oh, sono stanco di ballare, se ne sono tornati a casa loro in tutta Europa. No, l'ho fatto perché ho visto l'intervista a uno che stava così. Sono stanco di tornare a casa. E intanto tu c'hai gli italiani in corsi coi droni. Gente che non è più neanche libera di lavorare, anche questa cosa del Green Pass, guardate, adesso noi no, ci fanno passare come Novax perché ci permettiamo di dire che il Green Pass utilizzato così, insomma, siamo l'unico paese al mondo che lo fa, perché effettivamente è un'anomalia. Voi pensate che la Merkel sia Novax? Faccio un esempio facile, cioè la Meloni è Novax perché dice non è d'accordo a questo utilizzo del Green Pass. Ma la campagna vaccinale, che è una cosa molto importante, si può fare tranquillamente facendo una corretta informazione. Invece quello che ha fatto il governo, prima una confusione totale, per cui ti danno tutte informazioni, no, AstraZeneca prima fino ai 55, poi sopra i 60, poi il mix vaccinale, fa bene o fa male? Boh, nessuno ti sapeva rispondere. Adesso dicono terza dose, o Moderna o Pfizer, e tutti quelli che hanno fatto AstraZeneca dicono: scusate, ma allora a me che invece avete... Allora la gente giustamente comincia a fare domande, dice: mi spiegate bene? Quando le persone hanno cominciato banalmente a farsi delle domande, senza il Green Pass non puoi lavorare. Secondo me non è un modo intelligente di fare le cose. Uno Stato giusto ha il dovere, soprattutto quando si parla della tua salute, di tranquillizzare con un'informazione chiara, con evidenze scientifiche, che invece non esistono da nessuna parte nei provvedimenti del governo, perché scusate, il Green Pass ti serve sul treno ad alta velocità, ma non ti serve sulla metro. Ora, io sono 2 anni che provo a dire che i mezzi pubblici sono il principale luogo di contagio in Italia. Ma non è che ci vuole Burioni, atteso che secondo me ci capisce più il Magotelli, ma al di là di questo, non ci vuole Burioni. Il Covid ci hanno detto, perché io rispondo a quello che dice la comunità scientifica, il Covid dicono che è più facile contagiarsi nei luoghi chiusi dove non c'è il circolo dell'aria e non c'è distanziamento. Ergo, i mezzi di trasporto stipati alle 8 del mattino sono il principale luogo di contagio, ma lì il Green Pass non serve. E tu dici: scusate, ma
eccetera. Beh, che abbiamo detto il Covid viaggia veloce, ma non è che si intendeva che viaggia solo sull'alta velocità. Sui mezzi pubblici viaggia uguale. Ministro dei trasporti dice no, sui mezzi pubblici il Green Pass non garantisce maggiore sicurezza. E allora uno dice scusate, ma allora perché sui mezzi pubblici no e al ristorante sì? E allora tutte queste incongruenze alla fine hanno creato la confusione che c'è stata e le domande che tutti facciamo. Adesso vi dico l'ultima. Il Green Pass, l'Italia ha portato la validità del Green Pass da 9 mesi a 12 mesi, è stata l'unica nazione a farlo, in tutta Europa vale 9 mesi, va bene. Quindi tu sei automaticamente portato a pensare la copertura del vaccino è 12 mesi. No, no, intanto non te lo sa dire nessuno che quanto sia la copertura del vaccino, perché il sito EMA, il sito AIFA dicono 4-6 mesi, non si capisce. Dopo 4 mesi cominciano a parlare di terza dose, ma allora sulla base di cosa avete portato la validità del Green Pass a 12 mesi? Cioè sono domande legittime per persone intelligenti. Vuol dire essere contrari ai vaccini? Io non sono affatto un provaccinata, mia figlia ha fatto tutti i vaccini possibili e immaginabili, ma insomma manco cretina. Cioè sono vaccinata e sono dotata di senno e quindi faccio domande per chiedere qual è l'efficacia delle misure che stiamo portando avanti. Perché? Intanto perché io penso che il Green Pass sia un modo per distogliere l'attenzione su tutto quello che il governo non ha fatto. Potenziamento dei mezzi pubblici era la prima questione, non è stato fatto niente. Le scuole, qui siamo fermi ai banchi a rotelle, hanno speso altri 6 milioni di euro per i banchi a rotelle, che poi tecnicamente col banco a rotelle ma vicino più facile, io non ho mai capito questa cosa dei banchi a rotelle, cioè è meglio se sto col banco inchiodato, perché almeno finché sto seduto sono sicuramente distanziato, col banco a rotelle mi muovo. Ma vabbè, domande a cui nessuno risponderà mai, perché se tu fai questa domanda ti dicono sei Novax, no, non sono Novax, sono diciamo dotato di sé. E scuole non è stato fatto niente, e noi abbiamo fatto decine di proposte su questo tema, perché per esempio la regione Marche, che è governata da un esponente di Fratelli d'Italia, loro hanno investito i soldi per fare la cosa che è considerata in assoluto più intelligente, aerazione meccanica controllata, cioè ricircolo dell'aria meccanico, gli aerei per dire, ok, che secondo moltissimi esperti è uno degli strumenti più efficaci per evitare il contagio. Non costa tantissimo, ci sono anche strumenti innovativi, li abbiamo anche segnalati, ma non si poteva provare a lavorare su questo invece che sui banchi a rotelle? Non si poteva lavorare sull'ampliamento delle strutture, magari usando le denso strutture e gli spazi esterni? No, niente, perché quello è difficile. È molto più facile dire, ragazzi, c'è il Green Pass. Ora, Green Pass, bene, cioè io non sono d'accordo diciamo col metodo, ma insomma, campagna vaccinale bene, molto bene, i dati italiani sono ottimi. Temo che non escluda nuove chiusure. Perché noi abbiamo già 200 classi in DAD, Ma come? Col Green Pass eravamo liberi? Capite, la scuola è iniziata quanto? 10 giorni, manco 2 settimane? 200 classi in DAD. Cioè, la ragione per la quale noi abbiamo tentato di dire attenzione signori, perché le cose non stanno esattamente così, è che si rischia di tornare, oltre a essere l'unica nazione che ha applicato il Green Pass così, alle chiusure. Per cui chiedevamo che si facessero altre cose molto più efficaci. Ma non mi fate infinocchiare sul fatto che Fratelli d'Italia è contro i vaccini. Fratelli d'Italia non è contro i vaccini. La mia posizione, la nostra posizione è quella di tutto il mondo. Tutto il mondo, esclusa l'Italia e in parte la Francia. Tutto il mondo sta facendo la campagna vaccinale e non usa il Green Pass per prendere il caffè o per avere il diritto di lavorare. Anche perché, scusatemi, ma secondo me è un precedente, al di là del tema vaccino, che ripeto è importante, vaccinale, è tutto bello, però è un precedente importante sul piano, diciamo, costituzionale per un'Italia repubblica fondata sul lavoro, che per lavorare tu debba avere un lasciapassare del governo. Provo, diciamo, a porre delle questioni che potrebbero tornare in futuro, perché noi stiamo picconando pezzi del nostro sistema e non ci rendiamo conto che non si torna indietro. E quindi c'è qualcuno che si sente di lavoro, con serietà. Però chiaramente loro ti appiccicano addosso, no, tutte queste belle etichette, del resto ci davano anche dei negazionisti, a me questa cosa mi ha sempre fatto impazzire, morire dalle risate. Noi eravamo negazionisti. Noi chiedevamo che si facesse la quarantena che rientrava dalla Cina. Quando Zingaretti stava a bere lo spritz ai Navigli perché l'unico virus è il razzismo. Dicevo, siete
siete terapeutisti scientifici, noi siamo i terapeuti. Ma ci avete messo la salute uno per l'estate scorsa, mentre scoppiava la seconda ondata, aveva scritto un libro, ha pubblicato un libro per dirci come l'aveva sconfitta. E io sono terapeutista, non pare che Speranza sta messo molto peggio. Però questo non vuol dire non fare domande, no, non fare domande e non cercare soluzioni efficaci, che è quello che noi stiamo facendo. Quindi ci vuole buon senso, scusatemi se ho divagato, però insomma poi la politica nazionale in questa vicenda anche c'entra, siamo tutti preoccupati, siamo tutti, vogliamo tutti uscire, no, da questa situazione. Fratelli d'Italia è stato forse il partito che si è comportato da questo punto di vista in modo in assoluto più responsabile. Se vi guardate indietro scoprirete che abbiamo avuto ragione quasi su tutto, scoprirete che quando l'estate scorsa Speranza stava lì a scrivere il suo libro e si parlava di legge elettorale perché pensavamo di aver sconfitto il Covid, Fratelli d'Italia chiedeva quello che vi ho detto adesso, potenziamento dei mezzi pubblici, prepariamoci alla ripertura, difesa dei confini. L'Italia l'estate scorsa era la nazione con il più basso numero di contagi in Europa e nessuno si è preoccupato di evitare il contagio di ritorno. Cioè nel resto d'Europa il contagio era molto più alto, ma nessuno ha fatto i controlli ai confini. Non dico solo di immigrati irregolari che continuano a sbarcare liberamente, ma anche chi stava fuori, turisti, immigrati irregolari. Niente, l'abbiamo proposte noi queste cose. Io sono andata ad aprile da Draghi, no, forse era maggio da Draghi, e gli ho detto: guarda Presidente, posso dare un consiglio? Non faccio l'errore che ha fatto Conte. Lei si deve mettere in sicurezza sulla riapertura, cioè sull'autunno, scuole, trasporti. Niente, ha fatto niente. Questo non vuol dire che un partito serio e responsabile come il nostro non se ne debba occupare, esattamente come abbiamo fatto, e chiudo, decine e decine di proposte sul tema economico. Perché vedete, allora, l'Italia nel 2020 ha avuto il quarto peggiore dato di PIL dall'Unità d'Italia. Gli altri tre dati peggiori di quello del 2020 sono tutti degli anni della Seconda Guerra Mondiale. Questo per farvi capire la situazione economica nella quale ci troviamo. In questa situazione economica noi abbiamo avuto governi che buttavano i soldi sui monopattini, sulla lotteria degli scontrini, sulle consulenze per i ministeri, e aggiungo, abbiamo avuto governi che sul Covid e diciamo organizzazioni che sul Covid ci hanno anche fatto qualche affare. E io vorrei sapere dove sta la magistratura. Perché gli scandali delle mascherine parlocche strapagate, delle mascherine che non sono mai state consegnate, delle consulenze agli amici, degli appalti dati agli amici direttamente senza gara, questo è un tema, un tema che nessuno affronta. Noi abbiamo anche lì proposto commissione d'inchiesta, è stata affossata la commissione d'inchiesta, non si può chiedere, non si può chiedere niente. E mentre succedevano tutte queste cose qui, noi abbiamo visto chiudere 400.000 aziende solo nel campo dei servizi, abbiamo perso 1 milione di posti di lavoro. Ieri Draghi a Confindustria ha detto: va tutto benissimo, alla grande, perché ci abbiamo più 4% di PIL. Ragazzi, abbiamo perso il 9%, lo scorso anno il rimbalzo del 4% senza il lockdown generalizzato è, cioè, proprio il minimo sindacale, è normale, eh. Però le cose non vanno così bene, perché noi abbiamo centinaia di migliaia di aziende che rischiano il fallimento. Quando le aziende chiudono, tu perdi un pezzo di ricchezza, perché la ricchezza producono le aziende e i lavoratori, neanche la produce lo Stato. E di questo ci siamo occupati solo noi, cioè la continuità, difendere le aziende che tenevano aperto, che non rinunciavano, che non chiudevano, che non scappavano, perché per molti imprenditori, per molto tempo sarebbe stato, diciamo, più conveniente alla fine mollare che mandare avanti l'attività. Non ci ha ascoltato nessuno. Le abbiamo fatte noi queste decine di proposte. Oggi arriva Mario Draghi e dice: io non voglio aumentare l'età, non aumenteremo le tasse. Vorrei vedere già le bollette. Però anche questo, perché poi dicono che non aumentano le tasse, ma il governo lavora sulla revisione delle stime catastali. Sapete che vuol dire la revisione delle stime catastali, vero? Revisione delle stime catastali, cioè del valore delle vostre case, significa che ti aumentano tutte le tasse legate alla casa, dall'IMU in poi, e significa anche un'altra cosa che nessuno nota, la revisione, cioè la modifica del tuo parametro ISEE. Cioè se il valore della tua casa aumenta, anche il tuo parametro ISEE cambia. Per paradosso, a te, magari in un momento come questo, dove la gente sta estremamente in difficoltà, ti rivedono il valore della casa e esci dalla graduatoria per l'asilo nido. Per cui, se Mario Draghi è coerente con quello che ha detto, deve bloccare la revisione delle rendite catastali, e su questo Fratelli d'Italia farà
una battaglia a 360 gradi. Perché sennò hai voglia di dire, no? Quindi, scusatemi se vi ho portato sui temi nazionali, ma insomma, quello di cui ci occupiamo ogni giorno, che cosa vi devo dire? Vi devo dire solamente questo. Secondo me questa è una partita che si può vincere. Ok? Ma la possiamo vincere. Ci dobbiamo credere. Gli altri sono più organizzati di noi, questo sicuramente. Stampa, commentatori, media, è un continuo. Si inventano continuamente delle balle. Una settimana fa con Enrico dovevamo andare a Ostia, una domenica mattina. Ci svegliamo, ci chiamano al comitato elettorale che era saltato, diciamo, un appuntamento, nel senso non avevano segnato un appuntamento. E mi dicono, ma che facciamo? Guarda, dividiamoci, io vado a Ostia, Enrico lo mandiamo all'altro appuntamento e cerchiamo di arrivare un po' dappertutto. Il pomeriggio la notizia di tutti i giornali della sinistra era Enrico Michetti buca pure la Meloni. La Raggi ci ha fatto un post. Enrico Michetti buca la Meloni, sotto mia risposta, dice, ma invece di occuparti delle buche di Michetti, occupati delle buche della capitale, non ci si può pescare dentro. Così, ok? Quindi è una campagna elettorale nella quale verrete bombardati da notizie di ogni genere. Andiamo dritti, vuol dire che hanno paura, vuol dire che si rendono conto che siamo estremamente competitivi. Quindi io vi chiedo di credere nella candidatura di Enrico Michetti, vi chiedo di credere nella candidatura di Marco Giovagnolio, ma quello voi lo conoscete meglio di me, quindi che vi devo dire? La consigliera municipale, va bene, 2008. Che è il Ceaușescu del XIII pubblico, quindi lo conoscete meglio di me, è un ragazzo per bene, è un ragazzo che ci crede, è un ragazzo che ha sempre fatto politica sul territorio, che conosce questo municipio come fosse casa sua e è casa sua, e serve esattamente una persona così per governare un municipio come questo, serve una persona che ci abbia i piedi per terra, soprattutto in un municipio nel quale vi hanno proposto a funivia quando non ci avevate manco la metropolitana, no? È normale che faccia delle cose sensate, a sciare a Funivia andremo a prendere quando andiamo a sciare, e di credere alla candidatura di Marco Giovagnoli e di dare una mano a Fratelli d'Italia, ovviamente a un partito che voi lo sapete, insomma, c'è una parola sola, non c'è trucco e non c'è inganno, quello che diciamo facciamo, magari non ci sarà molta suspense, saremo meno divertenti degli altri, ma state sicuri che non vi ritroverete un partito che si è preso il vostro voto dicendo che avrebbe fatto una cosa e che poi si mette a farne un'altra per difendere il proprio interesse. Perché per me la politica in democrazia è il vincolo tra rappresentato e rappresentante. Se non c'è quel vincolo non esiste neanche la democrazia. Se voi date una mano a Fratelli d'Italia, date una mano, secondo me, alla qualità della politica e date una mano a questa capitale che ha bisogno di qualcuno che la ami davvero. Grazie! Un grande applauso per Giorgia Meloni! Thank you.